Questo è un geosito importantissimo, ma è anche un sito culturale molto importante, proprio perché in queste grotte, ma non solo in questa grotta della Cala, ma in altre grotte anche di tutta quanta la costa, è vissuto l'uomo di Neanderthal e l'uomo del Paleolitico, quindi è un sito culturale, quindi di valenza culturale, ma è un geosito, ma è anche un sito MAB, quindi nell'ottica dell'integrazione dei nostri riconoscimenti è una sintesi perfetta. Colgo l'occasione per presentare Joseph, che è, adesso si presenta lui, perché sta... diciamo, l'ispezione che è venuta da Europark per la carta del turismo sostenibile, quindi l'occasione è stata veramente propizia che si è trovato in coincidenza dell'inaugurazione di questo importante sito geologico, culturale, riserva di biosfera. Il parco che vogliamo far conoscere. Promuovere e conoscere, certo. Allora, mi sembra di capire che la sua presenza era particolarmente attesa oggi. Sì, sono qui per fare la verifica della candidatura del Parco Nazionale del Cilento per la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che è un programma europeo della Federazione Europark per i parchi e per la gestione e lo sviluppo del turismo sostenibile nel territorio protetto di tutta l'Europa. Sono contentissimo di essere in questa occasione molto speciale in questa grotta che ha un'importanza, posso dire, mondiale. E la sua valutazione, insomma, sarà agevolata? Questo non lo posso dire, io devo fare un rapporto per un comitato di valutazione, ma personalmente rimango molto impressionato per il territorio, di una bellezza incredibile, di una ricchezza culturale, naturale e sociale anche, perché qui ce n'hanno tanta gente che partecipa in questo evento, che mi fa capire veramente che c'è un rapporto fra la popolazione e i valori a conservare e a preservare molto forte e molto interessante. Questo sito lo dimostra, viviamo in una terra davvero dalle risorse di inestimabile valore, noi siamo cilentani quindi non siamo obiettivi, però per chi arriva qui e apre gli occhi e inizia ad osservare, qual è il proprio commento, il proprio giudizio? Molto meglio dei cilentani, l'impressione del territorio. Sì, no, a me mi ha impressionato molto per esempio la bellezza del paesaggio, la diversità, l'importanza dei siti geologici e naturali, il cibo e soprattutto le varietà locali, il recupero di tutto questo cibo tradizionale, una tradizione che, come vediamo in questa grotta, si rimonta tantissimi anni fa, no? E questa è una ricchezza per un territorio di un valore straordinario.